Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo Wiki Vlog. Ragazzi, abbiamo delle grosse novità. Siamo diventati zii, credo. Cioè, lei è un po' inquietante, ma vedete? Qui c'è questo coso nero che gli spunta sotto. Credo sia un pulcino. Chissà se sono vivi e stanno bene, ma non si può disturbare lei. Credo siano nati. Perché ero fuori e sentivo piu piu piu. Oh, che cosa emozionante. Vabbè, poi ve li faccio vedere meglio. Dopo torno con Donatella. Perché credo che stiano nascendo adesso. Che emozione. No, raga, ce n'è una. Eccolo, eccolo, eccolo. Eccolo. Ce n'è un altro bianco. Oddio, che emozione. Questo si muove, quello nero non si muove. Oddio, che cosa emozionante, mamma mia. Non ci posso credere. Eccolo. Buongiorno. Benvenuto al mondo. No, vabbè. Quello nero non si muove. Questo giallo è vispissimo. Ciao tesoro! Dio, è una delle cose più emozionanti che mi sia mai successa nella mia vita. Brava, sei stata bravissima! Ma guarda! No, raga, non vi rendete conto, cioè, è un'emozione grandissima. Allora, ne ho visti bene due, credo che ce ne sia un terzo. E poi non si capisce perché in realtà adesso quei due che ho visto che erano fuori, che avete visto pure voi, sono rientrati dentro. Quindi non lo so a sto punto. Sì, Gallo, abbiamo capito, sei stato bravo, complimenti. Non lo so se ce n'ha sotto altri perché stanno tutti sotto di lei, cioè si infilano sotto. Però sono bellissimi e super vaporosi in realtà, cioè non sono bagnati, quindi saranno nati probabilmente stanotte perché io so che, cioè l'ho visto, quando nascono sono umidicci. Poi lei li tiene sotto, si asciugano e una volta asciutti diventano tutti vaporosi. E questi sono già tutti belli vaporosetti. Oddio, sono bellissimi. Solo che lei ancora non si muove perché loro devono stare al caldo. Per fortuna, per quanto oggi faccia più freddo, comunque adesso tipo c'è un po' di sole, quindi anche dentro al pollaio fa caldo se sta bene, perciò oggi ancora va bene così. Oddio, è una delle cose più emozionanti che io abbia mai visto in vita mia. Cioè l'idea che quelli erano pulcini, erano uova, lei si è seduta, è stata 21 giorni ferma lì. È una cosa emozionantissima. Poi noi non credevamo che sarebbero nati, sinceramente. Cioè, sì, ci speravamo che sarebbero nati, però avevamo i nostri dubbi sul fatto che sarebbero nati. E invece, Gallo, un toro, non Gallo, ragazzi. Complimenti. Tra l'altro ce n'è uno nero e credo due gialli per adesso. Però non lo so, può darsi pure che ce ne siano altri, non so di che colori. E uno nero perché in realtà lei sotto non c'aveva solo le sue uova. Lei sotto c'aveva anche le uova di quelle altre galline. E non so neanche quante, sinceramente. Che Donatella ha detto tipo 8. Però non credo ci siano 8 pulcini. Cioè, sarebbe fighissimo, però non credo ci siano 8 pulcini. Ma, cioè, quindi una gallina di quelle che abbiamo è scura. Quindi il pulcino nero sicuramente sarà della gallina scura. No, vabbè, che cosa emozionante! Non ci posso credere! Cioè, non me l'aspettavo. Io pensavo, perché poi prima ho chiamato Donatella, cioè stamattina dall'ufficio, gli ho mandato un messaggio, gli ho detto, ma sono nati? Mi ha detto no, che Clito era venuto su e non aveva visto niente. Invece sicuramente sono nati, ma stavano sotto di lei. E oddio! Oddio, che emozione! Guardate come li tiene sotto. Qui ce n'è un altro giallo, ma non credo che sia quello di prima. E quello nero che stava qua è rientrato sotto di lei. Eppure quello giallo che era uscito fuori. Sono rientrati tutti sotto di lei. Comunque sei stata proprio brava, oh. Posso dire? Complimenti. Allora, qui tutto tace, nel senso che lei si muove qui dietro, gli si muove qualcosa. Lì davanti ce n'è un altro, quindi sicuramente si sente pio pio pio. Però sono ancora tutti sotto. Quindi adesso vado in casa, pranzo, apro un pacco e poi torno a controllare. Sarà un Wikivlog bellissimo!
Allora, mentre aspetto un po', perché cioè, sono tipo un'ora che sto là fuori a cercare di capire se escono altri pulcini, però lei sta proprio bella appollaiata sopra ai pulcini, penso, perché se si vede muove, però lei ancora è ferma, quindi sicuramente c'è da aspettare. Perciò, mentre aspetto, tra l'altro oggi è lunedì perché domenica avete visto il video a parte di noi che andiamo fuori con i cani, quindi questo weekly vlog comincia del lunedì, perciò i pulcini sono nati oggi, non so quanti, dopo riandiamo a guardare. Tanto sta settimana sto weekly vlog sarà tutto dedicato ai pulcini praticamente, ma nel frattempo Ultenic, che conoscete perché già ci ho collaborato, c'ho la friggitrice d'aria, mi ha mandato questo gigapacco che è un nuovo aspirapolvere. Il modello si chiama U12 Vesla, U12 Vesla, e dovrebbe essere fighissimo. Tra l'altro c'ha un'autonomia di 45 minuti, c'ha la lucetta davanti, quella verde che ti fa capire quanto è zozza a casa tua, e fa un sacco di cose, quindi noi adesso... Ah, c'ha pure la spazzola perché non si arrotolano i capelli. Wow! Quindi noi adesso lo apriamo. Poi pensioniamo quello vecchio e lo sostituiamo con questo, credo. Vediamo. Allora, ora faccio unboxing di questo perché ogni volta che mi arriva una scatola nuova sono sempre super curiosa di vedere quello che c'è dentro. Però in realtà sappiamo tutti che l'interesse di questo Wiki Vlog sarà solo per i pulcini. Però intanto apro questo e vediamo, lo mettiamo in carica magari. Vediamo cosa c'è nella scatola soprattutto. E poi riusciamo e andiamo dai pulcini a fare un altro controllo. Sta giornata, tra l'altro, deve essere completamente diversa perché io volevo, cioè questo lo volevo aprire comunque perché mi era arrivato, volevo vedere com'era. Però oggi volevo fare la spesa, volevo fare un altro video, ma cioè, i pulcini hanno assolutamente catturato tutta la mia attenzione, quindi boh, non so che succederà. La spesa che era andata a fare lo stesso perché c'ho niente da mangiare. Manuale e un sacco di pezzi. Allora, abbiamo carica batterie, anche per forza. Poi la batteria. Ah, quindi la batteria si può sostituire. Quindi quando poi dopo, tra l'altro dopo un sacco di tempo, perché non è che si esauriscono in fretta, però quando poi è meno performante, la batteria essendo separata, si può sostituire. Poi abbiamo la spazzoletta col pulsante. Filtro, che c'è qua? Cos'è? Qui ci sono degli stop, quindi immagino che questo sia per fissarlo al muro, senza perdere niente. Chiara, magari. Oh, questo è comodissimo perché io ho dei punti in casa con cui se passi l'aspirapolvere semplicemente non ci puoi arrivare perché tipo dietro la stufa. Tra il mobile e la stufa non ci puoi arrivare passando l'aspirapolvere, quindi questo è un beccuccio essenziale per casa mia. Poi questo è il blocco principale. Ah, ora belle spazzole. Interessante. Questo è il blocco principale snodato. Bello. Eccole le luci. Top. Poi, oh. Ta-da! Allora, play, la luce, vedete qui ci sono i bottoncini e c'è anche lo schermo a LED. Madonna, ma è futuristico sto coso! Questo è per svuotarlo e qui immagino si inserisca il filtro. Oppure potrei scegliere di leggere le istruzioni. Bellissimo. Ah, ecco, questo si attacca al muro. Perfetto, e poi abbiamo anche questo. Allora, io direi bello, ha un bel finish, sembra d'alluminio. Questo si allunga, bellissimo. Quanto mi piacciono i giocattoli elettronici a me. Sarà perché mi sto a fa vecchia? Non lo so, però a me queste cose mi hanno sempre affascinato. Eccolo qua, vedete, poi qui alla fine ci attaccate o questo o quello corto oppure la spazzola quella grande.
sgancia facilmente. Vabbè, io direi che lo vado a mettere in carica questo e soprattutto torno a guardare i pulcini mentre questo si carica. Allora, qui ci va la batteria, quindi questo è il vano batteria. È comoda sta cosa che si può staccare, perché io l'altro che ho, che ormai c'ha tanti tanti anni, lo sapete, e non si può staccare la batteria. Quindi cioè, lo devi portare a sostituire la batteria. Invece è un'altra cosa così. Molto comodo che si possa staccare la batteria. Tra l'altro c'è il bottone qua dietro, è super semplice. E sono proprio curiosa. Ah, si accende! È carico! No, vabbè, scusate, pensavo che non fosse carico. Cioè, c'è il display sopra che ti dice l'autonomia, il livello di batteria e la forza dell'aspirazione. Forse se lo ripeto senza tenere l'aspirapolvere acceso si capisce meglio, ma il display sopra ti dice la percentuale della batteria, il tempo che c'hai per pulire casa e la forza d'aspirazione. Bellissimo. Donna al futuro, ragazzi. A questo punto, vabbè, la luce la vediamo dopo, tanto adesso lo metto in carica perché c'ha 3 tacche, però di solito quando prendi qualcosa di nuovo è sempre consigliato metterlo in carica, quindi adesso lo metto in carica e poi magari io direi anche che potremmo metterlo al posto di quell'altro e mandare in pensione l'altro. E bello, mi piace, ma adesso, scusate, vado a guardare i pulcini. Ah, però aspettate, di questo... Poi, raga, lo sapete, è una collaborazione, io con loro mi trovo molto bene, mi hanno mandato diverse cose, mi hanno dato un codice sconto gigantesco, quindi vi lascio il link di Amazon, perché il link è di Amazon, e il codice sconto da applicare direttamente su Amazon, perché è uno sconto molto grande, quindi se ne volete approfittare ve lo lascio in descrizione, sia il link che il codice sconto. E vado a vedere i pulcini, raga. Io vi dico solo che sto venuta a pranzare nel pollaio, però non si vede più niente, l'ha messi tutti sotto. Siamo venuti a fare shopping per i cuccioli da Rosi Sementi, dove prendiamo di solito le piante, ma stavolta dovremmo comprare il mangime per pulcini, perché mangiano una cosa molto sottile. Sono andata a prendergli il mangime, sono tornata. Guardate chi spunta qui! Ciao! E quindi se quello non è quello di prima, perché era rientrato da davanti, ne abbiamo almeno... 4 forse? Non lo so. Ciao carino. Niente, Luca ha trovato il giocattolo. Così. Bibbo, che fa papà? Sul giocattolo nuovo? Cioè io non l'ho ancora provato. Vabbè. Giocattolo amore? Come ti sembra? Ma perché non allunghi il tubo? E stai usando la versione Hobbit dell'aspirapolvere? Ha più senso così, eh? È silenzioso, eh? Zoom, zoom! Cos'è l'aspirapolvere degli extraterrestri? Divertente perché la nostra casa è piena di peli. E se vedono la luce. La luce peli, poi ci passa e non ci sono più. Raga, qui nella zona Matilde, cioè, con la luce si vedono delle cose che voi umani non potete neanche immaginare. Sì, io alzo sto coso, mamma mia, mi vergogno. Però aspira bene, c'è da dire questo. Come andiamo qui? La virai qua, è dove dorme Matilde proprio. Guarda lì, luce, guarda. Peli a profusione, perché se la passate al buio si vede ancora di più. Per me il gioco è da fare al buio. Sì, dovresti passare l'aspirapolvere al buio. Cioè, gioco, non è proprio dei giochi. No, ragazzi, eccoli tutti! 1, 2, 3, 4! 4! Uno è marrone! Oh mio Dio, guarda! No, vabbè! 5! 5? Non si capisce? Sì, 5! Oh, ma sono bellissimi. Siamo appena tornati, stiamo andando a vedere i pulcini, ci dovrebbero essere degli aggiornamenti. Sto per entrare se Luca mi fa spazio. Aspetta che devo vedere che non escono da qua. Ciao. Ciao. Ma quanto è piccolo.
No, vabbè, cioè... Ma lo vedete che sotto spunta una zampetta di quello giallo? Guarda che casino che avete combinato, Clito va pulito tutto. Guarda quanto sono grandi già! Guarda quanto è grande questo nero, che carino! Ciao piccolo intelligente! Ciao! Non ti faccio niente, non ti preoccupare, sto solo qua a guardare. Lei è molto preoccupata. Oddio, che meraviglia! C'è l'altro uovo lì. Ah, no, sono le uova che sono rotte. Amore! Guarda che carino che è. Adesso se ne torna sotto. Sta mangiando! Guarda, 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 guarda. Oh, oh! Ma come fa a tenerli tutti sotto? Sono giganti! Ma è incredibile! Guarda come si impettisce. Cioè, sta cosa è veramente un mistero! Guardalo! Guarda quello giallo che casca! Cioè sotto ce n'ha tipo sei! Guarda come gli stanno sotto tutti! Com'è possibile? Vabbè, ti lascio, eh! Ciao! Siete molto carini! Oh mio Dio! Io sto continuando ad usare l'aspirapolvere, come vedete, e mi trovo benissimo perché sta luce è veramente rivoluzionaria. Ma soprattutto volevo dirvi che con il codice sconto, quando andate su Amazon, già c'è un codice coupon da 40 euro. Quindi da 199 ve lo sconta 40 euro. Se inserite il codice sconto, la bobina 12 al momento del pagamento vi sconta ulteriori 10 euro. Quindi avete 50 euro di sconto in totale da 199 euro. Ragazzi, sono tutti fuori e ne ho contati ben 8. Non l'avevamo mai visti 4 neri, solo 2. Ce ne sono 4 gialli e 4 neri. 8 pulcini hai fatto? Ma è incredibile! Che meraviglia, guardate come sono piccoli! È un video di campagna, perché oltre ai pulcini, che sono comunque la cosa più bella del mondo, e vedete anche un bubino tagliatore di alberi, perché quest'albero ci sta conquistando, e visto che poi dalla settimana prossima mette pioggia, questo era il giorno giusto per fare questa operazione, che sembra estate oggi di nuovo, e quest'albero è veramente enorme, cioè, e da quando siamo qua è stato tagliato più e più volte, cioè guardate già quanto ne ha tolto. Ma voglia, troppo devi tagliare. Soprattutto quelli che vanno anche verso di là, che sfondano la rete prima o poi. Ma prendi la busta, mettiamo dentro sta roba, dai. Va bene, capo. Raga, morti. Cioè, perché alla fine Luca si è messo a tagliare l'albero. Poi abbiamo portato tutti i rami che abbiamo tagliato, li abbiamo portati di là nel campo, che poi Clito li smaltisce. Poi abbiamo sistemato i pulcini, perché lei si è messa in un angolo stupido e loro si incastrano, quindi abbiamo spostati. Poi abbiamo pulito il giardino, spazzato tutte le foglie che erano cascate tagliando i rami. Cioè, sono un pomeriggio molto intenso. Cioè, pensavamo di non fare niente, e invece abbiamo fatto un video, poi abbiamo fatto tutte queste cose. Ma un bel pomeriggio intenso. Bravi ragazzi, bravi, molto bravi. Aia, aggressione. Mi tiri i fili del maglione, capite perché non ci può portare un maglione in questa casa? Aiuto. Scusate, vi volevo dire che oggi è l'onomastico di mio marito. Marito, tanti auguri, buon onomastico. Nessuno me l'ha... Che non lo sa nessuno. Nessuno, me l'ha ricordato solo Silva, manco io. Strano, lo sapevo. Strano che Caterina non... Stamattina ho trovato auguri, ho detto ma auguri di che cos'è? Strano. Che Caterina non ti ha fatto gli auguri, no, eh? Auguri. Sai che devi fare? Fai così, chiamala e digli brava, complimenti. Una volta mia suocera me li faceva gli auguri. Perché per quando il pronomastico, auguri, io ho detto, ma io sono De Marzio. Sì, fai così, chiama Caterina e digli brava, una volta me li avresti fatti gli auguri quando mi volevi bene. Ti prego, chiamala. Adesso chiamiamola. Chiamala live sul video, ti prego. Facciamogli vedere la reazione di Caterina. Ma si
stiamo chiamando Caterina. Questa cosa mettiamo a posto a un certo punto? Sì, sì. Vai, siediti. Ma non mi risponde, no? Addirittura, che affronto. Cioè, manco se mi cerco gli auguri. Eccola, eccola. Ma eccola chi? E pensavo che aveva risposto. No, che fail. Riprovaci. Basta, Bruna, che posso assillare tua madre, dai. Papà, ma deve rispondere, che sta a fare, scusa, eh? Sta a fare cazzi sui. Ma sta in clinica. Sta, c'è sempre da faccia. Ma magari sta a fare due chiacchiere. Ma con chi? Con voi signori. Ma se in camera c'ha una dei 90 anni. Ma... Epic fail. Mia madre non manco risponde al telefono. Ma dimmi te. Sì. Vabbè, andava così. Non posso aprire perché qua sono cresciuti, se no scappano. No, non scappano. Dici? Sì, sì. Apriamo allora. Aspetta che Donatella ci apre. Non scappate, eh? Guardate quanti sono e come sono vispini loro. Ciao signor Vispinis. Oh, che carini. Più. Senti che casino che fanno. Senti che casino. Oh, se ha cambiato angolo? No. Che lei ha scelto quell'angolo, che è quello più scomodo. Guarda come sono tenerini. 4 neri e 4 gialli alla fine. Eccoli. Tutti sotto mamma. Siamo tutti sopra mamma. No, ma che cos'è? Un cavallo? No, che carini. Oh mio Dio. Ne vorrei tanto prendere uno, ma lei si arrabbia. Raga, nel video di ieri ho comprato sto coso su Temu che in teoria va nell'angolo della TV e ci si attaccano le cuffie. Il problema è che la nostra TV c'ha l'angolo rotondo e quindi non va bene. Uffa, era molto utile, amore. Budino, è un fallimento, era utile. Mi dispiace. Ci abbiamo la TV rotonda, come le forbici della punta arrotondata. Uffa. Questo invece secondo me è un acquisto con del potenziale, perché la scatola è stuzzicadenti, si rompe sempre. Quindi ora noi li trasferiremo in questo oggetto molto carino. E in teoria, premendo il pulsantino, loro usciranno dall'oggetto molto carino. Se si aprono, perché... Okay. Ok, ora li picchiamo tutti belli dentro. Ma non c'entrano tutti. Il potano fa un po' più grosso. Aiuto! No, sto a fa Shanghai! Aspettate. Allora, tutti non c'entrano. Però in teoria mo io premo... Succede niente. Ma è una truffa. Ma non funziona. No. Questo non funziona. Epic fail. O servono degli stuzzicadenti fatti apposta? Non funziona. Ciao marito. Ciao. Vai e conquista San Martino dei Colli. Che non è né San Martino in campo né San Martino in colle, ma è San Martino dei Colli, perché c'è da dire che gli Umbri hanno molta fantasia a dare nomi ai paesi. Ma mica decidono gli Umbri, eh? E chi ha deciso il nome dei paesi? Secondo me non è proprio l'Umbro che decide. Secondo me decide qualcuno, ha deciso per tutto. Qualcuno ha detto, ah, questo lo chiamiamo San Martino, e quello nessuno gli ha detto, ma c'è già San Martino in colle, fa niente, il nostro è dei Vabbè, colli. Se c'è San Martino in colle, San Martino in campo, San Martino... E basta. Campanaro. Dei colli. Dei colli, tre Martini. Tre Martini. Comunque fuori, nel frattempo, ora voi non lo starete cogliendo, ma c'è un cielo nero, nero, nero. Io ho... tantissima voglia. Ma perché il mio cappello? Di andare a cantare. Perché tu non lo metti, lo metto io. Ma non è vero, è che lo metti sempre tu. Ciao ragazzi, vi voglio bene. Ciao.
Così, nel giro di un secondo, fuori c'è una tempesta, ma sia di vento che di... Guardate che roba! Pioggia, vento, fulmini. Cioè, da sta porta entrano degli spifferi impressionanti. Bel sabato! Luca è appena uscito per andare a suonare. Oh mio Dio, sei un po' troppo però, no? Date il dondolo come dondola. Vabbè, speriamo duri poco. Non sembra. Matilde è perplessa. Vabbè. Se fa un tuono scappa, sicuro. Dov'è questo? Billy sta qua. E ti ha messo dentro al letto, Bibbo. Ma non puoi uscire adesso. Indovinate chi ha tantissima fame ma non ha assolutamente voglia di andarsi a preparare la cena? Sì. Tu? No, io. Io ho fame. Ho veramente fame ma non, cioè, proprio non mi va di andare in cucina e preparare la cena. Cioè so che c'ho tipo delle cose pronte, però, cioè tipo quelle cose che metti in friggitrice ad aria, però mi va tanto perché è sabato sera, sto da sola, Luca non c'è, fuori diluvia. Bobby, fammi a preparare la cena, Bobby, dai. Comunque, spero che i pulcini stiano bene. Allora, la parte del pollaio dove stanno i pulcini è super riparata. È la parte dove stavano anche prima il resto delle galline, che adesso stanno dall'altra parte, ma Clito gli ha messo sopra il telo di plastica, quindi anche quell'altra parte è riparata. Ma loro hanno proprio la tettoia di ferro, quindi in realtà i pulcini stanno riparati. Però certo, spero che la temperatura non si abbassi troppo, anche se ancora c'entrano sotto mamma, quindi stanno ancora al caldo. Però certo, se fosse un po' di sole almeno domani sarebbe meglio, visto che oggi ha piovuto tutto il pomeriggio. Però quanto sono belli, ragazzi. Scrivetemi nei commenti se volete vedere altri video, ma tanto li vedrete lo stesso, perché ogni tanto, cioè anche nel prossimo Wikivlog parleremo di pulcini chiaramente. Spero che ci sia il sole la settimana prossima, anche perché così Clito li fa uscire, vediamo come vanno dietro mamma chioccia. Oddio che belli che sono, sono innamorata dei pulcini, sono troppo belli. Comunque vi ho fatti vedere tantissimo in questo Wikivlog, ma in realtà io ci sono andata altre 100 volte a vederli, cioè stavo sempre là praticamente sta settimana. E per quanto riguarda l'aspirapolvere invece, vi posso dire che la sto usando, l'ho usata tutta la settimana, l'ho sostituita, perché poi quando mi arrivano questi giocattoli nuovi sono sempre super motivata a pulire, quindi tutta la settimana l'ho usata tutti i giorni, poi in realtà mi passerà la voglia di pulire, no? Di usare questa aspirapolvere, ma proprio di pulire. Però vabbè, approfitto e quando mi arrivano questi giocattoli nuovi per provarli, li uso tantissimo, quindi l'ho usato tanto. È fighissimo perché puoi cambiare la forza d'aspirazione, e in base alla forza d'aspirazione cambia la durata della batteria, ma c'hai sempre il display che ti dice a quanto sta la batteria di minuti proprio. Quindi non te sbagli rispetto agli altri aspirapolveri, che ogni tanto va, comincio e poi si spegne perché non avevo messo in carica. E invece questo è figo perché facendo così tu vedi esattamente quanti minuti c'hai, che se cominci e ti dice 2 minuti è inutile pure che continui, o metti direttamente in carica e pulisci più tardi. E quindi molto comodo, devo dire. Vi ricordo il codice sconto, praticamente il link che vi lascio in descrizione è un link di Amazon, quindi Ultenic, super seria, anche perché quando comprate tramite Amazon qualsiasi guasto è rimandato direttamente a Amazon, quindi è molto meglio che comprare in qualsiasi altro sito, almeno io gli acquisti tecnologici spesso li faccio su Amazon se posso, cioè se c'è il prodotto su Amazon. Quindi praticamente come funziona? C'è già applica coupon e quelli sono 40 euro di sconto, quindi da 199 scala 40 euro. Poi quando vai al momento del pagamento puoi mettere codice sconto, e se su codice sconto scrivi la bobina 12 c'hai altri 10 euro di sconto. Ora non dura per sempre sta cosa, credo la prossima settimana, perciò c'hai 50 euro di sconto, cioè lo paghi 50 euro in meno, perciò lo paghi 149. Non è male e soprattutto è super tecnologico a livello di aspirapolveri da 600-700 euro, così per dire. Quindi ottimo, e quindi vi lascio tutto in descrizione, sia il link che il codice sconto.
Per quanto riguarda i pulcini, ci vediamo la settimana prossima nel Wikivlog. Non sto facendo un video a parte sui pulcini perché, raga, cioè, la mamma non ce li fa neanche toccare. Non è che li abbiamo allevati noi come avrei voluto fare io con l'incubatrice. Cioè, non è che posso andare là e prendo il pulcino, me sbrana. Cioè, l'altro giorno Glito cercava di mettergli delle cose nel pollaio per non far incastrare i pulcini e, cioè, a un certo punto ci ho messa la mano e lei voleva ucciderlo con il becco, quindi no, non possiamo prendere i pulcini in braccio. Siamo arrivati a questa conclusione, aspetteremo che crescono un altro po'. Però sono adorabili, anche solo guardarli. Bene, troverò il coraggio di andarmi a fare del cibo. E quindi, da questo video molto ricco, da questo Wikivlog molto ricco di nascite, dimmi, è tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!